ecco le autrici della colonna sonora del video di lettura del libro di Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, una ristampa che ripone l'attualità di questa opera. Carlo Lonzi, Sputiamo su Hegel, edizioni Etal, collana Economia Economica. La riedizione è del 2010 e nell'edizione Economica nel marzo del 2013. La filosofia, ovvero quel pensiero che si formalizza tra il mito in Platone e il logos in Aristotele e che sorge come supplemento e filia di una sapienza inattingibile, come anche l'erotica di Diotima, che era arte e scienza di vivere, senza dazi da pagare a quello che oggi si chiama erotismo. Ebbene, la filosofia esclude lo zero, l'infinito, la contraddizione, la differenza, i poeti, le donne, bambini, il barbaro, e ammette che cosa? La non contraddizione, l'identità, e il terzo solamente come escluso. La serie Dio, demone, uomo, animale, vegetale, minerale, e la serie Atena, Afrodite, Era, Ecate. La serie Cloto, Lachesi, Atropo. Queste liste di nomi non sono ancora la nominazione come logica, che si inaugura tra Sigmund Freud e Armando Verdiglione, passando per Jacques Lacan. Il nome Hashem, il nome innominabile, Hashem in ebraico è il nome, non è un nome, non è il nome di Dio, diviene nominabile, blasfemia, Theos, Dio, Hashem, non è il nome di Dio, è intraducibile con Dio, Dio è un termine del paganesimo. Il mito della caverna di Platone, che è un invito a immaginare gli umani prigionieri, si formalizza come logica in Aristotele. Questo impianto, con infiniti ragionamenti, e prima di questi c'è già in Paolo, proprio in quanto ellenizzato, che è depredato da Hegel, questo impianto assurge la scienza della logica. La psicanalisi, al suo cominciamento, ovvero Freud, si imbatte nelle vestigia dell'impianto. Freud si imbatte nell'impianto con totem e tabù, con l'animale totemico e le donne quali proprietà e possesso del padre, contese dai fratelli, poi parricidi, ancora prima che fratricidi. L'impianto del totem e del tabù è quello dell'animale politico di Aristotele e della sua logica. Questa logica le donne vi figurano come impolitiche, irrazionali, supporto dell'impianto, vi circolano letteralmente come merci, anche in Marx e in Levi-Strauss. Freud
con la sua passione archeologica e geologica, non identifica meglio il fondo roccioso dell'analisi. Invidia del pene per le donne e protesta virile per gli uomini. È di fronte all'impianto totemico, è di fronte all'impianto del porco, al mulino a vento di Don Chisciotte, ma ci crede. L'impianto lo chiama primato del fallo. Il porco ha un sesso unico e lascia alla Troia un godimento supplementare di cui lei non ne sa nulla. E questo è Lacan, che lucida i sessi disegnati da Félicien Rops. Riformalizza dopo Aristotele la sessualità, arrivando a scrivere le formule della sessuazione, mantenendo la pietra senza scandalo, adottando i quantificatori universali e esistenziali, ovvero senza qualità. La cerimonia e la liturgia del liceo classico è il modo della riproduzione del primato del fallo. Taubes si era accorto che l'Occidente grecizzato è senza ebraismo. Di fronte a questo movimento di negazione dello zero, dell'uno, dell'altro, Hegel è un post-algebrista di Aristotele e di Paolo. Ecco allora che sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, scritto nel 1970, maturato prima del 68 e in particolare del 68ismo, declinato con la logica hegeliana rovesciata di Marx, tutt'oggi è un libro provocatorio, non solo nel titolo. Se Carla Lonzi avesse sparato più alto, avrebbe scritto «Sputiamo su Aristotele». E non c'è homo philosophicus che sia in condizioni di scrivere «Sputiamo su Paolo». Anzi, negli ultimi anni, si è assistito a una ripresa di Paolo da parte di filosofi pseudo-rivoluzionari di sinistra che oggi occupano lo spazio vuoto dei rivoluzionari di destra, egemoni con il fascismo e con il nazismo. Non abbiamo i termini dell'album linguistico e di immagini nel quale si situa il verbo sputare impiegato da Carla Lonzi. Non li abbiamo reperiti nel libro uscito nel 1974 e segnalato anche dal nascente giornale La Repubblica. Lo sputo indica l'inassumibilità e l'inaccettabilità del posto dato alla donna dal sistema di Hegel. Non avendo letto nulla di Hegel all'epoca, non abbiamo cercato di leggere il testo di Carla Lonzi. E poi forse ci siamo accontentati, nostro malgrado, di leggere il nome di Carla Lonzi nelle analisi, per lo più catalogazioni, del femminismo italiano. L'impianto hegeliano, anche quale nesso di copertura dell'impianto aristotelico, è per Carla Lonzi indegno nei confronti delle donne. Lo sdegno che non incrimina, espresso nel titolo, resta comunque una rarità anche oggi, in cui il fallo di Hegel ancora riluce e semina. Sei sono i testi della raccolta, la cui ristampa indica un interesse rinnovato, almeno d'archivio, per la sua autrice. Manifesto di rivolta femminile, sputiamo su Hegel, assenza della donna dai momenti celebrativi della manifestazione creativa maschile, sessualità femminile e aborto, la donna clitoridea e la donna vaginale e, ultimo, significato dell'autocoscienza nei gruppi
femministi. Le obiezioni di Carla Lonzi vanno contro il primato del fallo e si esprimono con i termini di un glossario che richiederebbe oggi altra elaborazione. Nell'operazione non viene colta la lezione di Freud, che rimane irriducibile ai suoi errori teorici e che avrebbe forse potuto fornire, non sulla questione del primato del fallo, qualche altra arma intellettuale per la sua battaglia. Carla Lonzi narra cose nuove con un linguaggio che, se non desueto, era già datato nel momento della scrittura dei testi di Sputiamo su Hegel. L'onomatopia, il tentativo di situare il nome, di togliere l'innominabilità e l'anonimato del nome, che è anche quello specifico del contrapasso del cancro di cui è morta, ha richiesto a Carla Lonzi l'assunzione della falsa alternativa tra donna clitoridea e donna vaginale, che risultano invece pretesti per elaborare un'altra distinzione. La distinzione tra l'accettazione e la non accettazione del primato del fallo da parte delle donne. È la non accettazione della barata maschile data anche dal discorso isterico. La partita è difficilissima, anche oggi, in ragione della cancellazione sociale, dell'isteria e del suo ragionamento. Rarissime sono le psicanaliste che mettono in discussione il primato del fallo, da Freud a Lacan a Verdiglione, benché quest'ultimo non mantenga assolutamente il primato del fallo nella teoria, ma nella pratica. Certamente i psicanalisti che mettono in discussione il primato del fallo sono ancora più rari delle psicanaliste che lo fanno. Gli altri intellettuali non capiscono nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ecco lo stile aforistico di Carla Lonzi. L'uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna ai livelli più alti, come dimostra la questione delle pari opportunità. Altra citazione: la donna non va definita in rapporto all'uomo. L'immagine femminile con cui l'uomo ha interpretato la donna è stata una sua invenzione. È una messa questa in discussione di ciascun dettaglio dell'esperienza. Carla Lonzi affronta questioni specifiche come la guerra, la competizione, la verginità, la nominazione, la differenza sessuale e tocca la questione delle questioni. Dietro ogni ideologia noi intravediamo la gerarchia dei sessi. È caso forse di ricordare che gerarchia è un termine della teologia. La teologia politica, quindi, quale giustificazione dell'esistente. Homo hierarchicus. Questo è l'uomo di cui si occupa il femminismo. E la donna, in questo impianto, è supporto, è supplemento. Gerarchia è termine teologico, è mutuato come riflesso della credenza in una struttura divina di cui quella umana sarebbe il riflesso. La gerarchia è un effetto
del primato del fallo, del principio d'autorità, del principio totemico. Possiamo cogliere questa serie anche nell'elaborazione dello psicanalista e giurista Pierre Legendre, ma che prende come strutturale, come esistente, è la sua ontologia. Rispetto a questo ordine, ogni ideologia è compromessa, anche le ideologie libertarie, anarchiche o di estrema sinistra. Carla Lunzi, attaccando Hegel, mira a colpire la sinistra hegeliana e in particolare Marx, perché i marxisti, gli amici suoi più o meno violenti, le ingiungevano di aspettare la rivoluzione sociale prima di porre la questione femminile. Il marxismo, dice, ci ha venduto alla rivoluzione ipotetica. E a questo proposito cita uno scambio tra una teorica e Lenin, ed è la donna che ha ragione. Hegel ha giustificato nella metafisica ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna. Questo lo troviamo nel libro di Carla Lunzi, a pagina 10. Il corollario del manifesto di rivolta femminile è, appunto, sputiamo su Hegel, che ha fatto della donna un essere aggiuntivo, complementare a quello maschile. E rispetto al filosofo, la sua annotazione non è mai stata fatta prima. Scrive Carla Lunzi, a pagina 20, la fenomenologia dello spirito è una fenomenologia dello spirito patriarcale. C'è anche la chiusura. Dice: comunichiamo solo con donne. Per quanto l'epoca contemporanea sia quella della comunicazione totale, in effetti è rarissima la comunicazione originaria tra donne e uomini. La tentazione di limitare la comunicazione è solo l'indice di quanto sia latitante la tentazione dell'apertura intellettuale, non trovando altro che chiusure dalla parte degli uomini. Per quanto il testo di Carla Lunzi si indirizzi alle donne, si tratta di indicazioni che riguardano chi si attiene all'altra vita, quella da inventare, quella non convenzionale. Nessuna delega, scrive, non possiamo cedere ad altri la funzione di sommuovere l'ordinamento della struttura patriarcale. Questo a pagina 15. Se poi questi altri sono uomini illustri, allora, scrive, indaghiamo sulla vita privata dei grandi uomini. Peraltro, noi indaghiamo anche nella vita privata delle rare donne illustri, come abbiamo fatto, per esempio, con Virginia Woolf. Nessuno è sulla nostra pista di vanificazione del primato teologico-politico e ci pare di trovarci nella posizione di Peirce, che riteneva di avere un solo lettore, il correttore delle bozze dei suoi testi. E come ciascun redattore sa, non c'è bisogno di capire il testo per correggerlo. Scriviamo nel malinteso estremo, senza la pretesa di perorare la causa delle donne o d'altri. Ci interroghiamo sull'originario e non solo sugli orpelli e i gadget della cultura dominante, che oggi si promuove come antidominante.
ci interroghiamo sul modo della divisione sociale, anche nel suo aspetto di divisione sessuale. Il termine non è nostro, lo troviamo nel dibattito. Anche sul tentativo di Carla Lonzi di distinguere tra un inconscio femminile e un inconscio maschile. L'inconscio maschile è un ricettacolo di sangue e paura, ma forse questa è una citazione ripresa da un'altra donna ancora. In questo caso si tratta del conscio maschile e ci interroghiamo perché non apparteniamo a nessun gruppo, banda, clan o cappella. Ci interroghiamo perché non siamo nati con la camicia, perché non abbiamo le spalle coperte, perché siamo i figli di nessuno, perché facciamo questi video senza cameraman e con il campanaccio delle mucche e non lo squillio delle trombe dei media. Potevamo anche non uscire di pista dal protocollo sociale, scritto per noi ancora prima della nostra nascita. Negli istituti tecnici non è insegnato Hegel e solitamente chi esce da queste scuole non tocca più un libro per tutta la vita, salvo qualche manuale tecnico. Ma volevamo leggere che cosa teorizzavano di noi le eminenze grigi o multicolor. E ci siamo trovati nella posizione minoritaria, la stessa imposta alle donne, ai neri, agli ebrei, agli omosessuali, ma non accettiamo posizione che non sia nella sembianza, che non sia quindi un'immagine semovente e altra. In parole più semplici, non accettiamo di prenderci per vittime. È una silhouette di questo tipo, che è un cifratipo e non uno stereotipo, no? Si dovrebbe dire stereotipo, che Carla Lonzi dà del suo caso intellettuale. E per questo non è neanche più questione di chiedersi quando le donne usciranno dall'Egitto della sessualità maschile. L'itinerario di Carla Lonzi si è svolto in assenza di questa credenza, nel senso anche che l'ha vanificata di passo in passo. Occorre lavorare ancora nel cantiere aperto da Carla Lonzi con il suo sputiamo su Hegel. E queste note affioranti che scriviamo tornano a margine tra il sogno e la dimenticanza e restano in quaderni inviolabili in cui forse c'è molto di più di sputiamo su Aristotele. Carla Lonzi, sputiamo su Hegel. Le riprese sono effettuate per gentile concessione delle Baite di Pra di Val di Borzago in Trentino.